Benvenuti a TeleSpiego, buonasera Lorenzo. Buonasera Pina, buonasera a tutti voi da parte mia. Una puntata piena, che cosa ci aspetta è oggi? È Una puntata dedicata interamente allo spazio Lorenzo. E Allora prendete la vostra tuta spaziale e andiamo a presentarvi il nostro ospite di oggi che è l'ingegnere Roberto Mancini che è responsabile dello sviluppo di piccoli sistemi di lancio e dei sistemi orbitali dell'azienda Avio Spa. Ingegnere, buonasera. Buonasera. Bentrovato. Buonasera, buonasera a tutti. Allora iniziamo subito. Lei si occupa di, come abbiamo detto, sviluppo di piccoli sistemi di lancio e dei sistemi orbitali. Allora io inizierei subito a chiedere che, perché so che fra le altre cose di cui si occupa l'azienda Avio c'è la progettazione, la ricerca e per finire la produzione anche di razzi. Allora, come si costruisce materialmente un razzo? E soprattutto il termine razzo è quello corretto? Sì, il termine razzo è quello corretto. E la costruzione di un razzo parte da un processo di studio e di progetto che prima sulla carta che mette a confronto diverse configurazioni. E quindi, come quando costruiamo ad esempio un qualcosa con, con dei mattoncini Lego, noi andiamo a cercare appunto di mh, mettere uno sopra l'altro gli elementi costitutivi del razzo. E quindi c'è tutta questa fase di progettazione eh, che alla quale poi segue tutta una fase di, di calcolo né, che eh, noi svolgiamo appunto con dei sistemi di simulazione che utilizzano degli algoritmi matematici molto, molto avanzati e eh, successivamente c'è tutta una fase di, eh, di test con il quale andiamo a, a testare eh, i nostri sistemi e, e, e successivamente passiamo proprio alla produzione e alla messa in opera. Ingegner Mancini, abbiamo parlato di progettazione, di ricerca e per finire anche di produzione di razzi. Allora, poiché abbiamo tantissimo tempo a disposizione, io vorrei chiederle, spieghiamo nello specifico le tre tappe. Allora, la, la, la tappa diciamo, principale, diciamo, di partenza è quella relativa alla, alla ricerca. La ricerca è fondamentale perché eh, ci mette nella condizione di poter utilizzare delle, delle nuove, dei nuovi processi e nuove tecnologie e, e quindi migliorare le prestazioni e ridurre, e ridurre i costi de, de, dei sistemi. Eh, per fare un esempio, diciamo, noi abbiamo fatto dei progetti di ricerca che ci hanno portato allo, allo sviluppo di un motore che utilizza il, il metano come combustibile, è il motore M10. A valle di questo progetto di ricerca, noi abbiamo messo a punto un prodotto che ci permette oggi di avere un motore utilizzabile per la produzione degli stati superiori. E utilizzeremo nel testo del Vega-E, che è l'evoluzione del vettore Vega. Ecco, successivamente, Dopo, sì. dopo ecco, appunto, volevo, volevo dirle che dopo le faremo proprio qualche domanda sul. Vettore Vega, non ci faccia spoiler perché abbiamo una serie di domande proprio sul Vega che è uno dei progetti, forse uno dei più interessanti. Però chiedo scusa se l'ho interrotta, prego, continui. No, io, a valle di questo c'è poi il progetto di, di progettazione, e, come dicevo prima, e successivamente poi andiamo a, nella fase di produzione e della messa in opera che avviene poi. Nella base di Kourou, dove organizziamo la campagna di lancio e dove avviene poi l'evento finale, che è il lancio del vettore, dove in pochi, in pochi minuti, diciamo, in un'ora scarsa, spesso, due ore al massimo, noi abbiamo appunto il risultato di tanti mesi, tanti anni dopo. Ecco, in questo video abbiamo visto come si assemblava rapidamente. Un vettore, mi piace molto questa parola che ha usato, che forse è anche più come dire, precisa rispetto al termine razzo. E allora, quali sono le parti principali di un vettore? Allora, le parti principali sono i sistemi propulsivi, quindi i motori. I motori che produciamo noi sono per i primi stati dei motori eh, che utilizzano un propellente solido mm. e il funzionamento è, è legato a una combustione che avviene all'interno di, di questi involucri costruiti in fibra di carbonio. La combustione produce dei de, de gas ad alta temperatura e questi gas ad alta temperatura e eh, in pressione vengono poi espulti ad alta velocità e per, per il principio di azione e reazioni determinano una spinta che può appunto far sollevare anche moltissime tonnellate come nel caso del, del Vega. Quindi stavo dicendo che dopo la fase di partenza, eh, che è appunto quella più importante per vincere la gravità, eh, il, il sistema poi ehm, di, di fatto deve liberarsi della massa in eccesso. Eh, e quindi eh, ci sono delle fasi di, appunto, di, di separazione con dei sistemi di separazione che vengono alloggiati tra, tra un motore e l'altro quindi nei cosiddetti interstadi e, e, e quindi praticamente il volo prestati eh, prosegue eh, fino alla fase finale che è quella del volo del quarto stadio che è, un, è uno stadio prevalentemente eh, che utilizza un, appunto, un sistema di propulsione al liquido. E nel quale poi vengono alloggiati tutti i sistemi eh, elettronici che consentono la guida e eh, il, il controllo del lanciatore. E successivamente quando abbiamo appunto raggiunto l'orbita c'è il eh, rilascio del, del satellite o dei satelliti e, e questo qua viene appunto fatto con dei sistemi di separazione e con appunto dei sistemi di posizionamento molto precisi. Eh, che consentono appunto di mettere eh, il, il satellite nelle posizioni che eh, effettivamente eh, ci richiede il cliente finale. Io invece vorrei chiederle eh, quale, quale tipologia di carburante si utilizza e soprattutto vorrei parlare di consumi, certamente non è il mezzo, penso, più green, no? Forse, ecco, <ride> che... chiediamo a lei. Allora, il, utilizziamo un sistema diciamo, di propulsione a solido eh, bipropellente. Che eh, appunto utilizza dei, dei, dei materiali che eh, diciamo di per sé hanno delle caratteristiche di inquinamento che sono molto controllate. Noi comunque abbiamo svolto degli studi e la quantità che, comunque, che viene rilasciata eh, di, durante un lancio è, è veramente è limitata e gli effetti sono, sono veramente limitati. Però su questo fronte comunque ci stiamo muovendo anche per eh, studiare delle, dei sistemi di propulsione, come accennavo prima, che eh, utilizzano ad esempio il metano, quindi un pochino come i fornelli di casa, eh, e consentono eh, quindi un utilizzo anche diciamo di materiali eh, che eh, vanno verso una direzione di eh, utilizzo mh, di materiali green appunto e sono diciamo, in corso anche una serie di studi che ci permetteranno in futuro di utilizzare appunto dei materiali che, eh, con impatto ambientale nullo. Quindi praticamente siamo sulla buona strada per un razzo ibrido? Il concetto di ibrido, sì, diciamo che per il momento l'ibrido è chiaramente un, un passaggio, una transizione. E sicuramente sì, e l'obiettivo chiaramente è poi arrivare ad un, ad un sistema di produzione eh, eh, che abbia chiaramente impatto nullo. Abbiamo detto come è costruito un vettore, un razzo, allora io le chiedo: quanti tipi di razzo esistono, ingegnere? Allora, I razzi ehm, chiaramente. Il loro obiettivo principale è quello appunto di portare in orbita dei satelliti. I satelliti ci sono di tutte le dimensioni, intanto fatemi dire che è importante il, il, prima di rispondere alla vostra domanda, fatemi dire che tutto questo è, è finalizzato all'utilizzo all dei sistemi satellitari per uh, dei le, 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 per, situazioni che noi utilizziamo tutti i giorni come possono essere le, le telecomunicazioni come possono essere l'utilizzo di internet tutti noi utilizziamo il, il cellulare e tutti noi eh, dal cellulare chiediamo di portarci tramite un sistema di navigazione satellitare con precisione in un determinato punto i satelliti ci permettono anche di fare l'osservazione della terra e di, di acquisire delle immagini che non soltanto ci mandano delle belle foto, ma ci consentono anche di monitorare dei, dei parametri eh, molto importanti che eh, in qualche maniera sono caratterizzanti i cambiamenti climatici, come la concentrazione dell'anidride carbonica, come l'inquinamento, come la temperatura, eh, come l'innalzamento dei mari o lo scioglimento dei ghiacciai. Quindi, diciamo, oggi il mondo, il mondo dello spazio è, ha delle ricadute, ha degli utilizzi che sono sicuramente molto importanti per la vita di tutti noi. Allora, questi satelliti di cui parlavo introducono appunto la risposta alla vostra domanda, I, ce ne sono di piccoli eh, e ce ne sono di grossi, quindi i razzi che oggi noi possiamo mandare eh, possiamo utilizzare per il lancio di questi satelliti sono di varie taglie, eh, a seconda del carico utile, quindi del numero di chili che noi vogliamo mandare in orbita. Eh, e, e quindi ad esempio, in Europa noi abbiamo il lanciatore Ariane 5, di cui Avio, tra l'altro, è anche un fornitore del, dei motori dei booster di, di primo stadio, che è in grado appunto di mandare satelliti. Molto grandi in, in, orbite, in orbite anche eh, importanti come quella che è la geostazionaria. Il Vega si, 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 eh, si piazza diciamo, nella fascia dei eh, lanciatori medio-piccoli che sono in grado appunto di mandare satelliti eh, fino a 2000 kg, 2500 kg, fino ad orbite di, ehm, appunto, che vanno dai, dai 500 ai, ai, 600, ai 2000 km di. Di, di quota e quindi a seconda delle esigenze dei satelliti, quindi a seconda delle, eh, appunto delle richieste del cliente, si può appunto proporre un tipo di razzo piuttosto che un altro. E questo qua diciamo è un discorso di taglia. Poi chiaramente come ci si arriva e con quali sono i propellenti che si utilizzano su questo chiaramente possono esserci una varietà di alternative che eh, insomma, può spaziare in vari, in vari ambiti. Tutto, sarei curiosa di capire anche quanto tempo si impiega per costruirne uno. Eh, allora, i tempi... Mh, dobbiamo un po' distinguere quelli che sono i tempi di progettazione, di sviluppo di un... appunto di un sistema... Un finito, dinamico. ecco a quello mi riferisco. Un prodotto finito, esatto. Quindi se dobbiamo partire da zero con un progetto, con uno sviluppo... Tipicamente eh, è questione di, di anni, quindi il, lo sviluppo quindi ex novo di un sistema di lancio di un, di un razzo richiede, richiede degli anni, perché appunto, come dicevo, c'è tutta una fase di studio, una fase di implementazione del progetto, poi di collaudi e eh, di messa in opera che richiede, richiede molto tempo. Se ehm, dobbiamo vedere effettivamente qual quali i, i tempi di costruzione di un, di un lanciatore, ehm, diciamo, stiamo nel, nell'ordine di un anno all'incirca, quindi, eh, ma in ogni caso l'avio va avanti a, diciamo a ciclo continuo e, e comunque è in sempre in, diciamo in, in fase di produzione. Oggi gli elementi che richiedono più tempo per essere prodotti chiaramente sono sono gli elementi più grandi, quindi sono i, i motori degli, degli stati bassi e eh, insomma per, eh, prima tra l'inizio appunto della produzione e la messa in opera insomma ci vogliono di, diversi mesi. Ingegner Mancini, a questo punto io sono curioso di chiederle come funziona realmente un razzo, cioè dal momento in cui eh, si stacca dal suolo come funzionano le varie componenti di cui abbiamo, a cui abbiamo accennato prima ma soprattutto... Cosa succede anche in quei secondi che noi siamo abituati a vedere i film anche magari di fantascienza o sullo spazio in cui c'è il momento critico che è quello del decollo con il famoso countdown? Sì, allora il funzionamento appunto è quello che eh, ho provato ad accennare prima, che eh, appunto ri, eh, serve appunto per vincere la gravità. Noi dobbiamo appunto sollevare... Eh, pochi migliaia di chili di carico utile ma per farlo abbiamo bisogno diciamo di un sistema di un land di un razzo molto pesante quindi eh, c'è appunto c'è la fase di, ehm, di partenza che, nella quale appunto eh, abbiamo dei grossi motori che spingono ad esempio stiamo sviluppando stiamo qualificando anzi un motore che è il p120 che è in grado a, di spingere fino a 480 50 tonnellate e che è il più grande motore monolitico uh, in fibra di carbonio uh, mai prodotto e, e, e questi, questi motori appunto servono appunto per sollevare, questa è la fase un pochino più uh, difficile perché è una, è una fase nella quale ci sono anche delle vibrazioni molto forti, c'è un ambiente acustico molto importante e quindi noi dobbiamo anche metterci nelle condizioni di poter proteggere sia le apparecchiature di bordo ma anche il satellite, il carico utile da tutto questo ambiente eh, termomeccanico che può essere eh, pericoloso. Um, dopo che il, chiaramente il, 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 il razzo appunto lascia la Terra c'è tutta una fase di attraversamento dell'atmosfera nel quale incontra una serie di carichi che anche questi vanno Uh, gestiti per far sì appunto che non si creino delle situazioni di problematiche sulla, sia sulle strutture che sulle apparecchiature di bordo e poi c'è il rilascio degli stati perché come, uh, come accennavo prima il uh, tutta la massa che non serve più possiamo anche abbandonarla quindi ci sono appunto dei sistemi di separazione che consentono di rilasciare questi grandi involucri di motori che ormai hanno uh, assolto alla loro funzione e, e, e continua appunto questa, questa fase di salita fino, fino appunto alla, alla messa in orbita che è quella nella quale il, il, lo stadio superiore riesce a garantire e a mettere il, il satellite laddove il cliente finale appunto ce lo, ce lo ha richiesto. Stavamo, ci stavamo confrontando con, con Lorenzo, allora io le chiedo ma si può riciclare un razzo? Perché lei ha usato il termine, sì, il termine abbandonare, abbandono. esatto. Allora, e, e questa è una nuova, è una nuova frontiera. Eh, ad oggi eh, la tecnologia che utilizziamo noi è una mh, tecnologia per la quale non, eh, non si possono riutilizzare del, dei pezzi già utilizzati. Quindi, eh, di fatto, noi andiamo a mh, abbiamo un utilizzo unico. Quindi per singola missione di ciascuna sia di, di, dei componenti e eh, che del, appunto anche diciamo del, della parte alta, insomma. Um, però c'è tutta una serie, una nuova frontiera che eh, per la quale può diventare interessante anche far rientrare le parti che hanno svolto una funzione e eh, riutilizzarle per degli, dei lanci successivi. Quindi Um, sono delle cose che sono allo studio ma è, um, chiaramente um, insomma c'è bisogno ancora di qualche anno Ingegner Mancini io ho visto sono appassionato di spazio e non ho mai visto effettivamente un astronauta con una cloche come a poter pilotare o timonare un razzo allora le chiedo anche in assenza di equipaggio chi è e come si pilota un vettore? Allora noi utilizziamo degli algoritmi eh, che sono eh, preparati nella fase appunto di preparazione del lancio e che sono completamente automatici. Quindi dal momento in cui noi eh, lasciamo, appunto, il, facciamo, facciamo partire il razzo il, di fatto il, il sistema è completamente autonomo e c'è un software di bordo appunto che utilizza questi, questi algoritmi che è in grado di far seguire al razzo la, la traiettoria che vogliamo e di, di guidarlo e di eh, anche di compiere delle manovre eh, per eh, minimizzare ad esempio i carichi, eh, i carichi meccanici o per far sì che gli elementi appunto che vengono rilasciati poi abbiano un, un tipo di rientro sicuro. Uni, gli unici elementi che oggi siamo in grado di controllare da terra sono quelli legati alla, alla distruzione, poiché dobbiamo appunto per, i, per i, dei principi di sicurezza dobbiamo essere sempre in grado di poter uh, distruggere in sicurezza il, il missile nel momento in cui uh, cominci a prendere delle traiettorie non, non previste. Ingegner Mancini, a proposito è... di traiettoria, mi scusi se la interrompo, io le chiederei sì. come si imposta una traiettoria extraterrestre? Allora, l'obiettivo chiaramente dipende appunto da, da quello che è la, la, la missione che dobbiamo assolvere. Eh, l, l, le missioni che assolviamo noi tipicamente sono missioni che servono a mettere in orbita appunto dei satelliti intorno alla Terra, quindi li dobbiamo mettere in un determinato punto ad una data velocità. Eh, e per arrivare a quello eh, c'è tutta una fase di studio della missione. E quindi anche di, chiamiamola, di ottimizzazione, eh, nella quale appunto andiamo a, a, con dei simulatori, andiamo a calcolare quella che è la traiet traiettoria ottima che ci consente di arrivare al punto, al punto richiesto. La stessa cosa può farsi anche per missioni che sono, ehm, diciamo, extra orbitali, quindi ad esempio missioni di esplorazione del Sistema Solare. Eh, come possono essere, ad esempio, quelli, quelli delle sonde, anche per questo c'è chiaramente tutto uno studio che permette, appunto, di calcolare la traiettoria ottima. Ingegnere, sono curioso a questo punto di guardare il lato, diciamo, tra virgolette, economico. Ci sa dire orientativamente quanto può costare il singolo lancio di un vettore nello spazio? Immagino che non sia una cosa che ci si può permettere tutti i giorni i cittadini comuni. I sistemi di lancio chiaramente, come dicevo prima, sono diversi e posso dire che appunto il, il, ad oggi i, quelli d'Italia che eh, gestiamo noi hanno diciamo, dei costi che mh, sono dell'ordine dei, diciamo, dei 35-40 milioni. Eh, chiaramente se andiamo verso si, eh, sistemi di lancio che richiedono un, eh, la messa in orbita di satelliti più onerosi o di orbite più, eh, più importanti chiaramente il, il, il costo eh, sale il parametro eh, più importante comunque che mh, è, diciamo sotto l'attenzione sotto gli occhi di tutti è un po' il costo al chilo che è il come dire, è anche, se vogliamo, quello che, che, di cui chiediamo sempre quando andiamo ad acquistare qualcosa, anche, anche diciamo nella vita di tutti i giorni. Così i nostri clienti hanno necessità di eh, sapere appunto quanto spenderanno per lanciare un chilo del loro satellite in orbita e noi stiamo chiaramente lavorando per cercare di minimizzare questo, questo parametro e per cercare di offrire dei servizi che. Eh, a basso costo e che consentano quindi un accesso allo spazio un po' per tutti, dottor Mancini. Noi abbiamo solamente altre due pagine, più o meno, di domande da, da celle, farle, sì, quindi andiamo <ride> un minutino in pubblicità e torniamo subito. Sempre con lei. A, tra a poco, poco, grazie. A tra poco. Bentornati a questa seconda parte di telespiego. Siamo ancora in compagnia dell'ingegnere Roberto Mancini, che è responsabile dello sviluppo di piccoli sistemi di lancio e dei sistemi orbitali della Avio Spa. Ingegnere, ci siamo lasciati in questa... Eh, prima di questo breve break pubblicitario, che avevamo accennato anche a uno dei progetti più interessanti e forse di maggior corso all'interno della storia dell'avio, ovvero il programma spaziale Vega, un programma che è stato anche sponsorizzato dall'ESA, che è l'Agenzia Spaziale Europea. E poi, eh, dopo, tra poco, le farò anche qualche domanda sul progetto Ariane 5. Però, intanto, io le volevo chiedere un po' se ci può raccontare la storia del Vega. Il Vega di fatto rappresenta un'avventura un importante non soltanto per lo spazio italiano ma per la tecnologia italiana. Eh, intanto come dire è una storia che parte da lontano perché l'Italia ha cominciato ad affacciarsi al, nel, al mondo spaziale già dagli anni 50 e 60 ed è stato il terzo paese a mettere in orbita un satellite grazie al progetto San Marco. Eh, il progetto San Marco è andato avanti grazie appunto al lavoro di tra l'altro di pochissime persone e con risorse estremamente limitate, persone guidate dal professor Broglio, fino agli anni, agli anni 80, quando poi il vettore, quindi il missile che era stato utilizzato per il lancio, eh, andò in pensione. E a quel punto l'Italia si è chiesta eh, appunto se è, non fosse il caso di eh, dotare il, proprio il sistema spaziale italiano di un vettore eh, e di delle competenze specifiche per l'accesso allo spazio, quindi sono cominciati tutta una serie di studi negli anni, negli anni 90 che si sono concretizzati poi con la firma del contratto con l'Agenzia Spaziale Europea nel, nel 2003 e, eh, e da lì abbiamo cominciato appunto, a lavorare sul serio su questo nuovo vettore. Con mille difficoltà, tra l'altro, anche con la diffidenza da parte degli, degli attori principali del mondo spaziale europeo dell'epoca. Una diffidenza che, poi, in qualche maniera, siamo riusciti a, a, a superare grazie all'impegno, grazie all'entusiasmo, grazie anche a un minimo di incoscienza che, diciamo, noi giovani dell'epoca ci, ci mettevamo nel. Nelle, nelle, nostre, nelle nostre attività. E tutto questo poi è culminato nel febbraio del 2012 quando siamo riusciti a, appunto a portare sulla rampa il primo, il primo il volo inaugurale del Vega che, che appunto fu un successo e che in qualche maniera stupì tutti e che dotò l'Italia appunto di competenze che, sistemistiche che finora insomma non aveva mai avuto e soprattutto che ad oggi sono ad appannaggio di... Di veramente di pochi paesi nel mondo. Infatti, ingegnere Man Ingegner Mancini stavamo leggendo che detiene il Vega il primato mondiale dei primi 14 lanci portati a termine. Quindi io le chiedo cosa si prova ad avere questo primato mondiale. E chiaramente sì, è, una, è un grande orgoglio. È un orgoglio anche alla luce del fatto che eh, diciamo questi, questi successi sono stati corredati anche da prestazioni molto elevate da un punto di vista anche di precisione di messa, di messa in orbita che anche, que anche quelle diciamo sono, sono da record e, e, e soprattutto appunto è, è, è stato che sicuramente un, un grande orgoglio soprattutto eh, a coronamento di un, di un lavoro che era, era partito da lontano era partito già appunto nei primi nei primi anni 2000 Mancini, invece Prima abbiamo parlato e abbiamo par eh, come dire, accarezzato solamente come tema il sì. esatto, a questo momento del progetto Ariane 5. Abbiamo detto che Avio fornisce a questo progetto il, il comparto propulsivo. Che cos'è questo progetto però, in realtà? Allora, Ariane 5 è un, è un razzo europeo eh, che è il fratello maggiore del Vega possiamo dire, perché è, è di dimensioni più grandi ed è in grado quindi di portare satelliti di dimensioni maggiori e su, e su orbite più, più importanti. E, um, Avio è, è presente nel programma Ariane fornendo i, i booster del, del primo stadio già dai, dalle prime versioni dell'Ariane, quindi si sta parlando già de, dal, da fine anni 70 e ed ancora Avio è presente appunto nel nel programma Ariane con la fornitura appunto dei motori del dell'Ariane 5 ed è anche um, attiva nella qualifica del, del motore P120, cui ho accennato prima, che è, appunto costituisce il motore di booster dell'Ariane 6, che è il successore dell'Ariane 5. Quindi come vedete una presenza di Avio non soltanto come eh, sistemistica o come capofila nei sistemi di lancio, ma anche una presenza importante anche in altre eh, realtà di lanciatori europei. E io a questi nomi aggiungerei anche il Vega C, una versione più potente e tecnologicamente avanzata di quella attuale. Dico bene? Sì, il Vega C è appunto è, stiamo attraversando adesso la fase di qualifica. E, è, è un progetto che vede migliorate le prestazioni del Vega. E cerca di tenere limitati i costi, quindi vengono, sono state introdotte nel Vega C una serie di tecnologie appunto che migliorano le, le prestazioni. E, e, ed è praticamente una, una fra tutte, appunto, è l'utilizzo del motore P120, che è questo colosso che stiamo, stiamo qualificando e che è un elemento che il Vega C ha in comune anche con il fratello maggiore Ariane 6. Mm. Geniale, tornando invece a parlare dell'attuale e a questo punto affidabile Vega, sappiamo che c'è una data molto importante nella storia di questo vettore, che è il 3 settembre del 2020. E cerco anche di, come dire, di posizionare sul globo le coordinate dove è avvenuta. Il 3 settembre 2020 è un evento molto importante ed è la base spaziale di Kourou in Guyana francese che ha segnato il successo del ritorno al volo del Vega. Cosa era successo prima e quanto è stata importante questa data? E, sì, c'è stato un ritorno al volo. Eh, prima il Vega ha avuto, la, ha incontrato la sua, la sua prima failure e, ed è stato un momento diciamo di riflessione che eh, ci ha portato a riflettere appunto sulle difficoltà di, di questo mestiere. E eh, quindi diciamo a testimonianza del fatto che comunque è importante porre la massima attenzione in tutte le fasi, di, sia di progettazione che appunto di, di produzione. Eh, diciamo questo riesame poi è, diciamo, è culminato appunto in questa data del, di ritorno al volo del, appunto, del, del VEGA del settembre scorso. Io invece vorrei parlare un po' più di, del tecnico del, del Vega e le chiederei appunto, sappiamo che tra i razzi attualmente in servizio il Vega è tra i più rapidi a sfrecciare in quota, grazie alla potenza dei motori a combustibile solido e alla leggerezza degli stadi in filo di carbonio. Mi è costata tanto tutta questa lettura, quindi le chiedo a questo punto, vogliamo spiegare cosa, cosa si intende per queste specialità caratteristiche del motore? Sì. E oggi diciamo, è, è importante, come, chiaramente come in passato, il minimizzare la massa. La massa ha, ha un costo e eh, la fibra di carbonio è una tecnologia che consente di eh, fare delle strutture molto resistenti e molto, e molto leggere. Eh, diciamo, Avio è, da questo punto di vista ha una, una leadership eh, e eh, ha degli, dei reparti appunto, che fanno ricerca su questo fronte. E, e ci consentono appunto di eh, utilizzare questi materiali molto avanzati per la produzione degli involucri dei, dei motori dei primi tre stati ma anche per costruire le strutture che collegano gli, strati, gli stati fra loro e quindi che assolvono anche diciamo ad una funzione di eh, trasmissione del carico. Ehm, sono, sono appunto tecnologie sulle quali abbiamo puntato molto al punto che sono poi tra l'altro anche abbiamo brevettato e eh, hanno, fatto, hanno avuto delle ricadute importanti anche in altri settori come nel, eh, nel campo automobilistico o nel, o nel campo auto, eh, aeronautico ad esempio. Ingegnere, oltre che nei prodotti di propulsione spaziale, Avio è attiva anche nel business dei sistemi di propulsione, però dal punto di vista dei missili tattici militari. Allora io le chiedo, se non è coperto da segreti militari o aziendali, ci può raccontare un po' eh, come lavorate con il comparto militare voi di Avio? Allora, il grosso della nostra attività è, è verte sull'attività spaziale, però noi chiaramente forniamo anche dei sistemi propulsivi per alcuni eh, razzi di, di, della, di difesa, che come ad esempio possono essere il, il Cammer o, o l'Aster 30, eh, quindi diciamo, mettiamo a disposizione la, le, le nostre tecnologie anche in, in quel settore. Io le faccio una domanda, se vogliamo, un po' futuristica, se Lorenzo me lo permette questo termine. Si parla sempre più di turismo spaziale, allora le chiedo, secondo lei quanto è ancora lontana nel futuro questa suggestione? E chiaramente più che una suggestione ci sono già delle realtà che stanno lavorando su questo, su questo settore. Eh, bisogna chiaramente vedere quant, quanto eh, questo business poi possa portare diciamo a delle Uh, dei ritorni importanti no? anche proprio a livello di investimenti economici quindi uh, ad oggi diciamo Avia ancora non si è affacciata su questo, su questo settore ma ci sono ci sono aziende che, che lo stanno facendo quindi ad oggi l'importante per noi è far sì che appunto i satelli vengano vengano messi in orbita è chiaro che è molto suggestivo l'idea che ciascuno di noi domani possa, pagando chiaramente un biglietto, eh, potersi fare una, una gita nello spazio. E chiaramente non, non lo escludiamo a priori come scenario. Mm. Senta, ingegnere... Ma si sanno già le cifre, eh, ingegnere? Quanto potrebbe costare un biglietto, per esempio? Guardi, non ce ne occupiamo noi direttamente, però insomma, stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro. Quindi accessibile per tutti, Lorenzo. Sì. <ride> come una corsa in metropolitana. Però ingegnere, allora abbiamo parlato del turismo spaziale e prima nella chiacchierata prima di questa trasmissione noi abbiamo anche parlato di fantascienza e quindi in particolare ci siamo scoperti tutti e due molto appassionati di Star Trek. E allora io le chiedo: secondo lei tra quanto tempo è possibile sperare di vedere una Enterprise nei nostri cieli? E a che e, punto siamo con lo studio del motore a curvatura a questo punto? Dunque, la domanda è molto interessante e, e, e chiaramente è un pochino l'aspirazione di tutti noi che ci affacciamo a questo, a questo lavoro. È chiaro che per, eh, per un sistema del genere bisogna eh, procedere per gradi, no? Quindi, eh, noi ad oggi ci stiamo, ci stiamo appunto investendo per intanto per mettere in piedi dei sistemi che siano eh, in grado anche di operare dei servizi orbitali per tempi più lunghi. Ad esempio, un programma che stiamo seguendo è quel, quello dello Space Rider, che consente appunto di fare delle operazioni in orbita e poi di riportare la navicella a terra, perché chiaramente è bello. Eh, parlare di viaggi nello spazio ma poi bisogna anche ritornare quindi eh, ed, è, è, ed è una fase molto difficile quindi noi con lo Space Rider stiamo anche studiando queste possibilità di riportare delle cose a terra in, in, in sicurezza e, e, e poi chiaramente bisogna procedere per gradi quindi come dicevo eh, noi abbiamo studiato anche delle, delle missioni eh, interplanetarie chiaramente eh, per il momento non sono ancora delle missioni umane, ma sono diciamo, delle studi che mh, puntano a, a portare in, nel Sistema Solare delle sonde. Eh, bisogna procedere per gradi, quindi bisogna poi in qualche maniera riprendere i contatti con la Luna. Probabilmente in futuro ci saranno anche eh, studi che consentiranno l'installazione di basi spaziali in determinati punti successivamente si arriverà su Marte e, eh, e a quel punto, appunto, passo dopo passo, magari potremmo aspirare anche ad uscire dal sistema solare come, come faceva il capitano Kirk. Ho avuto un modo di, di un sorriso proprio bambinesco quando ho sentito parlare del capitano Kirk. Allora le chiedo, questa, questa domanda è quasi propedeutica perché abbiamo parlato del futuro del, dello, del viaggio nello spazio, però attualmente nonostante le nostre eccellenze, Avio è una di queste, c'è un mercato, quello che è eh, del trasporto spaziale, che è sempre più pieno di competitor. Allora, come, come primeggia il nostro Made in Italy rispetto agli altri concorrenti? Sì, che fino adesso appunto dicevamo che l'accesso allo spazio è stato un qualcosa che è rientrato appunto nell'ambito di, po di poche nazioni. Adesso ci sono una serie di nuovi attori che si stanno affacciando, che stanno proponendo dei, dei sistemi a basso costo. Quindi a oggi l'obiettivo è cercare appunto di catturare quei mercati che sono soprattutto quello dei, dei piccoli satelliti. Eh, e di offrire dei servizi a basso costo. Dico i piccoli satelliti perché? Perché eh, il, il mondo sta andando verso una miniaturizzazione tecnologica che investe in vari settori, eh, in primis quello del, diciamo, del, delle apparecchiature informatiche, ma chiaramente tutto questo poi si riversa anche in ambito spaziale. E quindi quei satelliti che fino a qualche anno fa insomma, avevano eh, una massa di, di svariate centinaia di chili, a oggi diciamo, è possibile fare le stesse cose in, in satelliti. Detti nanosatelliti anche diciamo, di, di pochi chili. E, e noi in qualche maniera stiamo cercando di anche di eh, affrontare questi, questi nuovi mercati. Eh, chiaramente la concorrenza è, è spiedata e dobbiamo cercare appunto di pro, proporre dei servizi dedicati, di qualità e a basso costo. In tema invece di sicurezza sanitaria, io le chiedo come state gestendo questa pandemia? Insomma, l'abbiamo gestita credo molto bene, perché eh, intanto nella fase iniziale abbiamo fatto un ampio ricorso allo smart working, poi la società ha dotato i eh, dipendenti anche, diciamo, di uffici nuovi, quindi sono stati messi dei containers che hanno consentito poi. La, la, la dislocazione di più persone e la, la garanzia del, delle distanze di sicurezza. Sono stati approntati in eh, tempi record dei protocolli di sicurezza che hanno eh, consentito appunto il, la, la, una bassa diffusione del, del virus in azienda e eh, dei protocolli di sanificazione periodica degli ambienti e, e di recente è stato anche messo in piedi un team medico che eh, monitora l'andamento del virus in azienda e quindi fa degli screening eh, periodici, appunto, per, per valutare questo. Bisogna dire pure che nel nostro stabilimento di, in Guyana francese, dove effettuiamo i lanci, quindi a Kourou, anche abbiamo. Anche lì abbiamo messo in piedi delle, dei protocolli e delle regole importanti di, eh, di quarantena per chi viaggia, ad esempio, e anche diciamo, un servizio medico importante. Il medico di Guru, è, 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 che Avio ha messo a disposizione, è diventato, tra l'altro, un, un punto di riferimento per tutta la base ed è stato molto utile in questa, in questa fase della pandemia. Ingegnere, infine, prima di farle quest'ultima domanda, io devo fare eh, i doverosi ringraziamenti per tutti i bellissimi video che Avio ci ha fornito per questa eh, nostra chiacchierata. E allora, parlando proprio di Avio e del suo team, Ingegnere Mancini, quali sono i prossimi, le prossime sfide, le prossime avventure, le missioni che vi trovate di fronte? Allora, intanto per, eh, per quest'anno noi stiamo preparando i prossimi voli del Vega. Quindi ne, ne prevediamo un paio e il volo inaugurale del, del Vega C. Eh, nel, tra l'altro nel volo del Vega, nel prossimo volo del Vega utilizzeremo un sistema di trasmissione a terra, lo testeremo per la prima volta che si chiama DDRS e che si avvarrà diciamo, di una costellazione di satelliti per la trasmissione a terra dei dati. E consentirà in prospettiva di ridurre drasticamente il numero delle stazioni di telemetria che sono sparse nel globo e che diciamo, si portano appresso dei costi di gestione enormi. Uh, stiamo andando avanti con uh, e stiamo portando avanti il progetto Space Rider, come, come dicevo prima, che è un uh, progetto che ci consente di fare dei test in orbita. Quindi per uh, qualche mese riusciremo appunto a portare una navicella in orbita, a fare dei test, soprattutto in campi di osservazione della Terra e di condizioni di microgravità. La microgravità sta diventando una frontiera molto importante soprattutto perché è utilizzata negli studi di nuove molecole in campo farmacologico che non possono essere sintetizzate a Terra con la presenza della gravità. E lo space rider consentirà poi di far rientrare la navicella e quindi questi esperimenti che sono stati condotti in orbita possono poi essere studiati a terra, queste molecole che sono state prodotte in orbita poi in qualche maniera possono essere studiate, si possono essere testate a terra. Quindi questa è come dire una nuova frontiera di applicazioni che tra l'altro ci apre eh, la porta anche verso un, tutta una serie di eh, vari utilizzi, verso nuovi sistemi orbitali che possono essere anche ad esempio quelli relativi alla alla rimozione dei, dei, dei detriti spaziali come sapete oggi diciamo lo spazio è popolato da carcasse di vecchi satelliti in disuso noi con questi sistemi eh, con gli eventuali sviluppi di questi sistemi cercheremo appunto di eh, ipotizzare la possibilità di eh, riportare a terra queste, queste carcasse oppure servizi a, a payload che sono o a, o a satelliti che sono in, in fase di conclusione della vita operativa attraverso ad esempio rifornimenti di propellente o ricarica di batterie quindi tutta una serie di nuove, nuove frontiere inoltre eh, stiamo studiando l'evoluzione ulteriore del, del Vega-C, che si chiama Vega-E, che utilizza appunto come ultimo stadio un, un nuovo sistema, un nuovo motore che è l'M10 di lui, eh, a cui ho accennato prima e che appunto cercherà di ehm, Migliorare ancora di più le prestazioni eh, sempre a parità di costi. Eh, tra, i vari, tra i nuovi progetti c'è anche il, il fratello piccolo che è il Vega Lite, che è un piccolo lanciatore che appunto cercherà di far fronte alle esigenze di mercato re, relative a, ai piccoli satelliti di cui parlavo prima. Quindi i piccoli satelliti potranno essere lanciati sia dal eh, da, 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 da Vega e dal Vega C, in, diciamo in gruppi, ma potranno anche essere Lanciati dal Vega Lite con un servizio dedicato che eh, consentirà appunto ai piccoli satelliti di eh, posizionarsi proprio dove devono essere messi. Ingegnere Roberto Mancini, grazie di cuore per la sua pazienza, la sua disponibilità per averci fatto fare diciamo, questa metaforica passeggiata nello spazio. Grazie, noi seguiremo tutti i vari Vega Lorenzo. Ormai eh? ormai ci siamo affezionati. Eh, a questo punto mi sia concesso anche di ringraziarla con il classico Lunga vita e prosperità, ingegnere. Grazie, grazie a voi. A presto. Arrivederci. arrivederci e allora adesso Pina è te, un racconto, te le racconto vai te le racconto La nostra rassegna delle notizie più strane per concludere in bellezza tutte le puntate di Telespiego. Fina. Rimaniamo in tema di innovazione, mm. però questa volta parliamo di un diverso metodo di filtraggio, sai di cosa? Dell'acqua del mare, che pare possa diventare... Anche acqua potabile, la recente scoperta di un team di ricercatori dell'Università eh, del Texas apre però la strada a una piccola rivoluzione che permetterà di ridurre sensibilmente i costi di questo processo a tutto vantaggio delle popolazioni che combattono quotidianamente la scarsità di risorse idriche. Una bella notizia Lorenzo. Si diceva di non bere l'acqua di mare, invece adesso pare che potrebbe essere il trend del prossimo futuro. Io invece vi porto fuori dall'Italia ma bensì vi porto in Messico dove è successa una cosa un po' particolare magari capita di avere delle foto un po' osè, piccanti sui propri smartphone, il problema è che quando le scoprono i relativi partner e questo è successo alla signora Leonora, come racconta il Daily Mail, tra le altre fonti, che praticamente in preda a un attacco di gelosia, avendo visto delle foto del marito in compagnia di una giovane ragazza, ha, preso, ha avuto la geniale idea di accoltellare il marito. Ora, lui è in gravi condizioni, però la cosa problematica è che le foto non erano di una giovane amante, bensì erano quelle che si erano scattate loro stessi, lui il marito e la signora Leonora, la moglie, quando erano molto più giovani e quindi lei ha avuto una, un raptus di gelosia contro se stessa da giovane. Non so se ridere o piangere, guarda. Beh, molto divertente, dai. Ridiamoci su anche perché lui alla fine cioè, pare che ce l'abbia fatta. Se ah, l'è okay. scampata ha preso una coltellata, però... Vabbè, allora, poncio... allora ci ridiamo su. Eh beh, sì, eh. E allora a proposito di, di risate, Lorenzo, ti vorrei parlare di un nonnino simpatico, ma un po', eh, possiamo dire, monellino? Monellino? <ride> un nonnino monellino, quando sì. Quando si parla di compina è sempre un problema quando si parla di monellini. Allora, i carabinieri di Milano hanno scelto di graziare un nonno che aveva ammesso di aver rubato della cioccolata. Ma sai per chi? Per il suo piccolo nipotino. Alla fine, i militari hanno evitato di procedere alla denuncia pagando loro il conto della merce. Quindi è anche un gesto solidale questo. Mm, scalda il cuore alla fine della fiera questo tipo di notizie. Io invece vi porto da Milano a Napoli. Perché è successa una cosa molto particolare? Un avvocato eh, di colore del Tribunale di Napoli, praticamente, si è, st è stato eh, fermato all'apertura della sua udienza e la giudice le ha chiesto al Tribunale dei minori di Napoli di esibire il tesserino. A raccontarlo è lo stesso giovane avvocato, si chiama. Hilary Sedù ed era, lo racconta lui tramite un post sulla sua pagina Facebook Tribunale per i Minorenni di Napoli stamattina giunto il mio turno per la discussione di una casa il neo, il neo magistrato onorario mi chiede di esibire il tesserino di avvocato. Lo faccio stupita o stupida mi chiede se sono avvocato, poi ancora mi chiede se sono laureato. La, il problema è che eh, sarebbe facile additare... Come episodio di razzismo, questo quanto accaduto al tribunale. Eppure lui stesso, l'avvocato Sedù, dice no, non è razzismo, è solamente idiozia. e la incompetenza di un organo amministrativo che non sa scegliere i componenti privati in ausilio della macchina della giustizia, prosegue il posto del giovane avvocato. Lo ricordiamo, chi è questo avvocato? È un classe 1986, quindi ha 34 anni, è nato in Nigeria, ma è arrivato in Italia quando era ancora in fasce, non solo perché il Ilarri Sedù è cresciuto a Castelbonturno, ha preso una laurea in giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli, ha conseguito poi un altro master in diritto dell'immigrazione e poi nel 2019 è addirittura divenuto consigliere dell'ordine degli avvocati di Napoli, alla faccia vostra che non credete. È una tristezza comunque leggere ancora notizie di questo tipo, soprattutto perché... la, co la cosa però divertente è che lui dice che non pregiudizio... è razzismo, è solo idiozia. Quindi la prende, diciamo, sì, lui sì, stesso... L'ha ironizzato a anche bene? E siamo quindi arrivati con questa notizia. Alla fine di questa puntata di Telespiego. I ringraziamenti lo Lorenzo, ringraziamenti. io ringrazio allora, te prima di tutto. Io ringrazio te e ringrazio i nostri due registi di oggi, Matteo Lavoro e Manuel Mazzei e poi tutta la post-produzione, Sofia Daniele e eh, Stefanone e poi tutti quelli che stanno dietro le quinte che, non, che poi voi non vedete ma che invece ci aiutano a rendere Telespiego il programma divertente e di informazione di cultura che è Grazie mille, ci vediamo giovedì prossimo. Ciao!